Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a provare su strada questa bellissima Audi Q2 1.6 turbo diesel 116 cavalli dell'anno 2017 con solo 39.000 km nella versione sport col pacchetto S9. Andiamo a fare questa prova su strada di questa bellissima vettura con ruote da 18, fari full LED, navigatore Bluetooth e quant'altro. Ed eccoci a bordo della Audi Q2 1.6 turbo diesel 116 cavalli, cambio 6 marce manuale, fari automatici. Ora andiamo a provarla. 1.6 116 cavalli che consuma veramente veramente poco, stesso motore dell'Audi Q3, dell'Audi A3 scusate, della Golf, motore molto versatile che va veramente veramente bene. Ha già una bellissima coppia a 1800 giri, è spettacolare, i consumi sono molto bassi, la macchina è una sport col pacchetto S-Line, quindi l'assetto un po' più rigido, ma confortevole comunque. Poi abbiamo clima automatico, navigatore, Bluetooth ovviamente, il cruise control, i fari a LED avanti e dietro, i sensori parcheggio. Come vedete, questa qua è già una bella salita impegnativa. Io sono in quarta, vettura a 1800 giri, se accelero vedete che va su, come va su bene, quindi è una coppia, questo motore è veramente fantastico, no? Perché magari uno pensa 1616 cavalli, una macchina poco potente, non ha prestazioni, invece no, è un bel motore con un cambio ben rapportato. Vedete che sto facendo questa salita e comunque fidatevi che se provaste a farla o di corsa o in bici è molto impegnativa. Io sono sempre in quarta, non ho ancora cambiato marcia, adesso sono obbligato a rallentare che ho questo camion davanti, sono a 50 all'ora, a 1200 giri mi tiene ancora la quarta, adesso vado a mettere la terza perché sennò poi si spegne. Però questo per farvi vedere che la coppia è veramente veramente già altissima, già a bassi regimi, quindi questo vuol dire che quando utilizzate la macchina con una marcia lunga dentro e dosando bene l'acceleratore non avete sempre bisogno di cambiare marcia in continuazione e i consumi saranno molto bassi. Tra l'altro l'assetto è veramente bello perché ha poco rollio nonostante che abbia il baricentro alto, perché il Q2 è tipo SUV, però l'assetto è confortevole, proprio ho fatto un bel mix tra tenuta di strada e comfort di viaggio. Ovviamente questa vettura ha anche i comandi al volante, computer di bordo, tutto quel che ci va. Andiamo a cambiare da qua, mettiamo la radio per dire, questo schermo, il media interface, il telefono Bluetooth. Poi se viaggiando io comunque voglio tenere questo schermo spento, basta che schiaccio questo interruttore, si spegne lo schermo e vedo tutto comunque all'interno del computer di bordo. A noi piace fare questi giri perché vediamo sempre queste belle colline di Castiglione d'Asti, tante vigne, c'è cielo e vigna. Se volete venire a trovarci poi venite a farvi un giro nelle nostre colline, magari vi comprate una bottiglia di vino, qui in cantina ce n'è tante, e vi fate un giretto. Adesso faremo inversione, così lasciamo questo furgone, ecco qua,
adesso proverò a dare gas, vedete? Guardate come va via bene, nonostante solo 1616 cavalli, eh? Veramente spettacolare. Quindi chi non lo prova non può avere questa percezione che sto avendo io adesso di una bellissima coppia di bassi, una bella erogazione di potenza nonostante solo i 116 cavalli. Questa vettura la trovate a Motta di Castiglione d'Asti da noi, da Bianco Auto. Il numero, se avete bisogno di trovarci, 0141 96 92 14. L'email è info@biancoauto.it. Su queste vetture che noi vi consegniamo, che sono ex dipendenti Audi, le consegniamo tutte con 3 anni di garanzia, una garanzia che vale in tutta Italia e tutta Europa. Quindi poi se venite da lontano non avete problemi, perché se avete un problema in garanzia vi potete rivolgere alla vostra concessionaria Audi di riferimento. Quindi se venite da Brescia andate a Brescia, se venite da Milano andate a Milano, se venite da Torino venite a Torino. Nonostante ciò, noi le vetture ve le consegniamo già col tagliando fatto, olio e tutti i filtri, i tappetini in gomma, le doppie chiavi, lucidature esterne, sanificazioni interne, con le targhe nuove, perché è reimmatricolata la vettura e perciò portare da voi la vostra macchina con le vostre targhe nuove. Queste vetture io le chiamo pari al nuovo, perché effettivamente sono vetture pari al nuovo. Ciao a tutti amici e alla prossima.